Lucio, tu sei attore di cinema e di teatro. Prima ne stavamo parlando. Questi 2 anni di pandemia, a noi come spettatori hanno fatto mancare molto, soprattutto il teatro, cioè la presenza, la vicinanza degli attori. Quindi la mia domanda è: a te cosa è mancato di più perché anche voi vi siete fermati? E poi c'è una seconda domanda: se, vista diciamo anche la tua maturità di carriera, molti dei tuoi colleghi poi provano, si spostano per esempio nella regia, nella sceneggiatura, se tu hai desiderio di fare altro. Allora, un attore il 7 marzo 2020, quando ci hanno chiuso, quando hanno chiuso tutto, 2020, no? Sì. Il 7 marzo noi eravamo in tournée con i soliti ignoti, con la mia regia, ed eravamo tra l'altro in Lecce, eravamo qua in Puglia. E se c'è una legge non scritta nel teatro è che bisogna andare in scena. Cioè un attore da tradizione, da DNA, proprio che arriva dall'antica Grecia, se ti muore la mamma, se qualsiasi cosa succede nella tua vita, tu la sera vai in scena, perché devi andare in scena. Il 7 marzo, quando ci hanno detto nei camerini non si va in scena, i teatri sono chiusi, tornate a Roma. È stato tipo una rivoluzione copernicana, non so. Che si è andato in scena sotto le guerre, si è andato, Edoardo De Filippo ha fatto spettacoli durante i raid aerei, sono andati in scena ovunque gli attori, sempre, durante la peste, il Medioevo, cioè, il teatro è sopravvissuto a tutto. Questa pandemia no, ci hanno chiuso ed è stato uno dei momenti più traumatici della mia carriera, perché è assurdo che non si vada in scena, è proprio contro il nostro DNA. E rimanere chiusi per quasi 2 anni, a parte che ha fatto dei danni economici ad attori che fanno strisci di attori, che fanno solo teatro. Io fortunatamente facendo il cinema ho veramente lavorato tantissimo sui set, e veramente mi alzo la mattina e ringrazio. Però non poter andare a fare uno spettacolo per un attore teatrale è come se chiudere i teatri è come se ad un attore lo togli da casa sua, non so come dire, è come se gli togli la casa. E questo è stato molto, molto, molto difficile. Molti teatri non riapriranno perché uscire da questa crisi economica causata dalla pandemia per i teatri più piccoli è un disastro, ma abbiamo discorsi che sarebbero è stato complicatissimo. E piena solidarietà con UNITA, che è l'Unione Nazionale Interpreti Teatro Audiovisivo che abbiamo fondato insieme a tantissimi altri colleghi, abbiamo cercato di fare il più possibile per aiutare i nostri e le nostre colleghe che facevano solo il teatro. La seconda domanda, sì, perché non sono mai stato, credo, un attore che ha visto solo un pellicolo suo, ma sono sempre stato affascinato da tutta la macchina dell'ingranaggio del cinema. C'è un film che sto scrivendo che vorrei realizzare, però tra il dire e fare di un film in Italia ci sono dei mondi che poi in un altro incontro ne parleremo. Mi auguro, non lo so, se ci riesco lo saprete. Se no, scrivi da solo, no, scrivo con Guilherme Mancini, la mia compagna di vita, persona che mi sopporta da 12 anni e che ha grande vinto pari 2 anni fa il Premio Grammy a Rita Valli, quindi questo festival io amo tantissimo, anche proprio come nucleo familiare. Scrivo con lei e con un altro sceneggiatore. Ok. Allora.